un grande peccato, perché la seconda partita che comunque non riusciamo a portare a casa un set, comunque sì, un set, poi un punto sarebbe ancora meglio con una grande squadra. La scorsa partita avevamo Casalmaggiore, questa volta Conegliano, un'altra grande squadra, un peccato perché comunque darebbe tanta fiducia. Ci siamo andate molto vicino perché ci è mancato veramente poco, ovviamente loro sono un top team e sapevamo che era difficile, quindi ci abbiamo provato, non è andata bene, speriamo. I vostri obiettivi della stagione adesso? I nostri obiettivi ovviamente è quello di centrare i playoff, quindi portare a casa punti nelle partite, nelle prossime partite, San Casciano, Bergamo, Yamamai, comunque partite un pochettino più abbordabili magari per noi e quelle non sbagliarle, ecco. Parere su di te? Di me? Oggi? Ma è stata difficile sicuramente perché loro, leggere il loro gioco è veramente molto molto difficile, hanno tantissime soluzioni, potevano giocare un sacco di giocatrici, hanno molti cambi, quindi è molto difficile da centrale murare. Le passioni più grandi oltre alla pallavolo tue? Ma mi piace molto leggere, vedere i film, non lo so, molto uscire, divertirmi, staccare un po' dalla pallavolo che siamo sempre. E l'amore cos'è per te? L'amore? Oddio! L'amore è una cosa che ti migliora, che fa uscire la parte migliore di te e ti fa vedere la vita sotto un'altra prospettiva, credo.